Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Se c'è un evento, uno dei tanti, che rivelino il volto vero di alcuni dei fan più sfegatati della nuova Chiesa, quella della misericordia, un volto violento nelle parole e nei sentimenti, intollerante e decisamente molto poco dialogante, beh, questo è l'intervista che il cardinale Camillo Ruini ha concesso qualche giorno fa al Corriere della Sera. Non l'intervista stessa, naturalmente, ma alcune reazioni alle parole pacate, lucide, del porporato. Certamente una delle più belle teste della Chiesa in questa stagione di ben scarse eccellenze. Come ricorderete, il cardinale ha sottolineato l'inopportunità di un partito di cattolici. Ha detto che demonizzare Salvini non serve a nulla e che bisogna dialogare. E che non è così sicuro, come invece altri, che l'ostentazione del rosario fosse solo un escamotage elettorale, un ricercare consensi presso l'elettorato cattolico. Naturalmente c'è chi, come Marco Politi, un passato comunista doc, da sempre nemico del cardinale Ruini e della sua idea di Chiesa e di Italia, che si è buttato sulla vicenda, indicando nell'anziano cardinale il nuovo punto di riferimento per tutti gli oppositori della linea di Papa Bergoglio. Abbiamo già visto questo giochino quante volte. Basta che un cardinale o un vescovo importante esprimano perplessità o un disallineamento rispetto alla linea del numero uno, che subito i giornalisti di regime si gettino come un solo uomo a indicare il malcapitato come il nuovo punto di riferimento dell'opposizione, che ormai a questo punto dovrebbe contare veramente un sacco di gente. Poi ci sono quelli che mi diverte assimilare, mutatis mutandis, al ruolo dei centri sociali e dei loro occupanti in rapporto alla sinistra per bene. Sono loro che si occupano in toni e modi eccessivi e violenti del lavoro di vanga. Per esempio, tale Andrea Grillo, che insegna al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo teologia dei sacramenti e filosofia della religione, davvero non scherzo, che scrive, cito: «L'arte di Ruini è di ridurre il cattolicesimo a un mostro tale rispetto a cui avrei fatto apostasia almeno da 40 anni». Fine citazione. Il problema è che questo è accaduto magari davvero e il professor Grillo non se n'è accorto, come non lo sanno i suoi committenti a Sant'Anselmo. E poi poteva mancare Alberto Melloni, questa colonna del sinistrismo ecclesiale e non, pilastro della famosa scuola di Bologna. Melloni risponde a Ruini, che non condivide l'immagine tutta negativa di Salvini e che dice che può avere davanti a sé prospettive notevoli, buttandola sulla reductio ad Hitlerum. Scrive Melloni, cito: «Per una beffa della storia, quel che Ruini dice oggi sul Corriere delle possibili prospettive di Salvini è identico a quel che von Papen diceva di Hitler a Roncalli nel 1941. Roncalli lo zittì citando i milioni di ebrei uccisi nelle camere a gas». Fine citazioni. A parte che con le sue parole Melloni conferma esattamente quello che sostiene lucidamente e intelligentemente Ruini, e cioè che la demonizzazione è un'operazione scadente e perdente, c'è da far notare al professore di storia Melloni che le camere a gas cominciarono a funzionare l'8 dicembre 1941 e quindi Roncalli a Istanbul difficilmente avrebbe potuto pronunciare quelle parole. Ma capiamo Alberto Melloni: a gennaio si vota in Emilia-Romagna e pare che ci siano le condizioni perché la regione, dopo 1000 anni, venga tolta dalle mani dei comunisti e dei loro nipotini. E di conseguenza che anche i fondi regionali cospicui, donati dalla Regione Rossa alla sua fondazione Giovanni XXIII, corrono seri pericoli. Il che non sarebbe poi così sbagliato, no?
Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.